Il consigliere regionale Dolfin ha confermato i dati sul turismo per quanto riguarda questi primi mesi dell'anno, che si dimostra in linea con il periodo pre-pandemia del 2019, dimostrando l'attrattività della regione in qualsiasi contesto, che sia mare, città d'arte o montagna. Durante il Ponte dell'Immacolata si è registrato il tutto esaurito in montagna e numerose presenze nelle città d'arte. Il Veneto si dimostra una meta assai attrattiva sul tema turistico ricettivo, con arrivi e partenze assai importanti, anche grazie alla capacità di fare squadra tra amministrazione pubblica, enti, associazioni e privati. Afferma Dolfin che il Veneto è una regione in cui siamo fieri di vivere, ricco di patrimoni ambientali variegati anche sotto l'egida dell'UNESCO e di un patrimonio culturale, di tradizione, di storia e di enogastronomie. Tra tante luci c'è qualche ombra, quali la guerra in corso e le incertezze economiche derivanti dai costi dei consumi, ma l'anno in arrivo dovrebbe presentare numeri consolidati nel comparto turistico veneto. Degna di nota Chioggia, meta di molti stranieri, grazie anche alla pubblicità fatta alla nostra città da parte delle varie testate giornalistiche estere, a cui si aggiunge una stagione allungata che ha goduto di un tempo più che favorevole dell'avvento della crocieristica. E prossimo anno, conclude Dolfin, sapremo fare di meglio e fare la nostra parte da protagonisti.